Tra i tanti cambiamenti epocali degli anni 80 e 90 se ne registra uno riportato in auge peraltro da una nota serie TV, Dark, ossia quando lo Snack Rider divenne Twix. Per simboleggiare i salti avanti e indietro nel tempo nella serie TV, compare a un certo punto l'incarto di questo snack che ha accompagnato la nostra fanciullezza e che nel 91, Pampulu Pimpulu, cambia nome diventando Twix, con tanto di pubblicità celebrativa. In tutto il mondo Rider è Twix. Twix dà un taglio al tuo languore, Twix. Senza contare che alcuni anni fa fece capolino anche un'edizione limitata con l'antica intestazione. Ma perché hanno cambiato il nome? In sostanza il Twix nacque in realtà in Inghilterra, già con questo nome, addirittura nel 1967. Molti pensano sia uno snack americano, ma no, arriverà in America solamente 12 anni dopo, nel 79. Fu commercializzato all'estero con altri nomi e in Italia, assieme ad altri paesi europei, fu chiamato Rider. Nel 91 decisero però di dare un po' di coerenza planetaria e divenne Twix anche da noi. Uno snack talmente iconico che fu uno degli sponsor del telefilm cult del nostro mondo 80s. Attenzione! Ogni martedì su Italia 1, occhio ai ragazzi della terza C e ai personaggi cui viene passato Rider. Se li riconosci, invia la risposta con tre incarti di Rider e i tuoi dati anagrafici a A e B, casella postale 16014 Milano. Vai in vacanza alla Valtour! E... Senza contare che negli spot di fine anni 80, a cantare il jingle è stato uno degli eroi delle sigle di oggi. Lo riconoscete? Ebbene sì, Giorgio Vanni con l'iconico. Altro che crociere! Sì, ma qui ci vogliono due ore prima di mangiare. Arriva Rider, lo snack che tiene lontana la fame. Molti ricordano anche la monoporzione del Rider. Io no, e non so se questa sia una versione ufficiale. Molti invece concordano che il Rider fosse molto più lungo del Twix. E occhio e croce parrebbe così, anche perché la mania di rimpicciolire merendine e snack negli anni è ormai diventata disciplina olimpica. E voi? Ricordate quando questa barretta con biscotto al burro, caramello e cioccolato si chiamava in modo diverso? Commentate come sempre, festosi e festanti.